Quota 2021 supplemento di canone del 45% in più per imprese agricole e extra agricole, sospese per le imprese agricole che invece lo pagheranno nel 2022, per tutte le 14.900 utenze extra agricole. 45% in più di canone deliberato a settembre dal Consorzio di Bonifica per recuperare 1.600.000 euro. Si dice nella delibera, servono per compensare i costi in più, che sono però di 630.000 euro. In più c'è il contenzioso chiuso con il Comune di Chieti, ma quello che veramente ci guadagna da tutta questa storia è l'ACA, che ha circa 7 milioni di euro, anzi di più di 7 milioni di euro, di debiti nei confronti del Consorzio di Bonifica. E il Consorzio di Bonifica invece che cosa fa? Prende e chiede dalle tasche dei cittadini più canoni per supplire a questo credito che non ha incamerato. Ci sono miglioramenti per le utenze? No, tutto rimane fermo, anzi nel 2021 dalla diga di Penne è arrivata acqua soltanto per 3 mesi, nel 2020 erano per 7 mesi, zero per quanto riguarda i fondi arrivati dal PNRR, non ci sono progetti, zero fondi per l'Abruzzo dei consorzi di bonifica. E poi quello che ha sottolineato il collega Pepe, 900 giorni di commissariamento dei consorzi di bonifica significa sostanzialmente mettere il bavaglio agli agricoltori e alle parti sociali.